viene quasi tutta l'Italia. Oggi che io ho promosso bene o male, secondo le mie possibilità. No, ottimo, guarda, noi prima stavamo dicendo che se non fosse per la gente come voi, quella che rappresenta l'anima dell'umanità, non soltanto della terra di lavoro, bravo, andrebbe persa. Mo ci possiamo sbagliare di un secolo, di un anno, ma non fa niente. E l'importante è lo spirito della custodia di questi posti, che sono come fanno a Roccasecca, dove sta Fernando Riccardi, che hanno pure loro una chiesa rupestre, hanno passato le pene per avere la possibilità di restaurarla. Insomma, è stata una cosa importante. Quindi, fino a quando esistono persone come voi, noi non moriremo mai. Prima di... Credo che adesso c'è... i microfoni ormai... No, mancano Spinotto che doveva andare a pigliarlo io, tu non mi ci avevi mannato. Ma ti sentiamo. Ma io sì, ma dopo di me no. Va bene, allora... adesso cosa facciamo? Adesso con un testo scritto da Fiorentino Bevilacqua, che è il nostro vicepresidente, cercheremo che... Che reciterà Cinzia Zomparelli, che leggerà Cinzia Zomparelli, cercherà di far capire lo spirito di questa associazione. Sono emozionatissima, ve lo dico prima. Allora, l'idea di questo premio nasce. Se signore parlano davanti. Perché nasce questo premio? L'idea di questo premio nasce dalla volontà di mettere in risalto le eccellenze di un territorio, quello casertano campano e in particolare, ma meridionale in generale, che troppo spesso non godono della visibilità mediatica e non solo, che invece toccherebbe alle stesse se solo facessero parte dell'altra metà del territorio italiano. Il premio è stato imitato, sin da subito, da altri gruppi, associazioni e organizzazioni, a testimonianza del valore e della validità che l'idea ha ispirato l'istruzione e la realizzazione. Esso è intitolato alla Terra Laboris, l'antica terra di lavoro. Ubertoso territorio a nord di Napoli, ricco di opifici e attività culturali fino al 1860 circa. E questa precisazione, fino al 1860 circa, spiega la ragione del perché ad averlo ideato sia stata un'associazione che opera per la riscoperta della storia del nostro meridione. C'è quella storia che non fa parte dei programmi curriculari delle scuole italiane, storia in cui oblio ha contribuito a far sì che il territorio ricco e fiorente cui si accennava prima, quello del Regno delle Due Sicilie, sia diventato poco più che una connotazione geografica, meridione appunto. Troppo lungo sarebbe spiegare qui le ragioni e le vie di una tale trasformazione, non voluta e non scelta da chi la subì. E per questa ragione, e volendo dare comunque un incipit a chi fosse digiuno di ogni dato in mento, ispirandoci alle parole che poi i fatti successivi dimostreranno essere state profetiche dello storico inglese Patrick O'Clery, diceva: la rivoluzione, come all'epoca venivano chiamati i fatti unitari che interessarono anche il regno dei Borbone, la giudicheremo non dalle parole di coloro che l'hanno avversata, ma da quelle di coloro che l'hanno voluta, sostenuta e aiutata. Riportiamo fra i numerosissimi esempi possibili la cosiddetta mozione d'inchiesta, presentata appena 8 mesi dopo l'inizio dell'ottava legislatura da Marzio Francesco Proto Carafa Pallavicino, duca di Maddaloni, deputato del Parlamento italiano. Egli, napoletano critico nei confronti dei Borbone quando questi regnavano, divenne accusatore aspro e sarcastico del nuovo corso che i fatti messi in campo dai nuovi regnatori, soltanto per accennare un altro fra i tanti sostenitori pentiti dalla rivoluzione, Giacinto Desio, rivelarono essere ben altro rispetto a quello che l'élite pensavano e si attendevano da esso. Particolare interesse per chi avesse fretta rivestono le parole che possono leggersi alle pagine 17, il vero programma unitario. Napoli starà peggio, ma noi staremo meglio. E 10, le sue prime strumentali realizzazioni. Tutto si fa venire dal Piemonte. E poi ci sarà una versione online che poi penso Fiorentino fornirà. Tutto il resto, per chi ne ha voglia, viene di seguito. Scusatemi, no. Questo testo verrà pubblicato sul nostro blog, che è altaterradilavoro.com, quindi chi vuole leggere, chi vuole poi
arrivare al testo che faceva, che ci dava, c'è il link, andate. La serata sarà architettata in questo modo, concederemo i premi e poi grazie all'associazione Roce e Dimbro e anche grazie a Rosa Viola che ha portato la materia prima della pasta e anche a Dario che ha portato, diciamo, anche il dolce e a Domenico Alonzi, mangeremo qualcosa e mentre mangeremo sia con l'albero di Olde, la controora e gli Ariella cercheremo di suonare e ballare per stare insieme, per fare quello che è la nostra civiltà, la convivialità. Da noi, come diceva Adriana Dragoni, il tempo non è denaro, ma è vita, e questa è una di quelle serate che dimostreranno questo tipo di cultura e questo tipo di modo di fare. Voglio lasciare la parola a Loredana Terrezza dell'albero di Olda, che ha eseguito quel meraviglioso pancilingua alla chiesa, che abbiamo ripreso e chi non l'ha visto lo può vedere, e spiegherà un po' da tempo che ormai collaboriamo in tantissime organizzazioni e manifestazioni, ed è giusto che anche quest'anno possa parlare di sé e della sua gente. Grazie Claudio. Diciamo che ha detto quasi tutto lui, nel senso che noi fondamentalmente ci occupiamo di arte, pareva che non era lui. Allora, si sente fino a giù, vero? Se no vi fate più avanti. Ecco. Noi ci occupiamo di arte, cultura e soprattutto di musica. L'albero di Olda, intanto il nome... Aspetta, Loredana, che sta per il microfono, veramente sono sotto sé. Ma posso continuare? Se Cinzia e Silvano stanno zitti, riesco a parlare senza che si sovrappongano. Allora, l'albero di Olda, fondamentalmente, Olda chi è? Olda era una dea, una divinità dei popoli germanici, che fondamentalmente viveva all'interno dell'albero di San Buco. Quindi per albero di Olda noi intendiamo l'albero di San Buco, che è una cultura tutto sommato molto vicina anche alla nostra Calabria, alla nostra zona, diciamo alle nostre zone, dove l'albero San Buco fondamentalmente è la panacea per eccellenza, viene praticamente utilizzato e venerato in tutte le sue parti. Proprio perché viene sfruttato in ambito un po' rocambolesca, insomma, questa organizzazione. Così Cinzia e Silvano saranno felici. E quindi niente, l'albero di San Buco è fondamentalmente la panacea per i popoli che vivevano a stretto contatto con la natura, proprio perché ne sfruttavano tutte le parti con le diverse proprietà, dal fiore al seme alla corteccia. E nelle nostre zone si trovano ancora dei plauti fatti di corteccia di San Buco che vengono utilizzati come nei riti propiziatori, nel Capodanno, propiziare l'abbondanza dei raccolti e quant'altro, proprio perché è un albero considerato fertile. Ci siamo voluti chiamare così proprio perché crediamo nella fertilità del nostro luogo e nella capacità di sapersi sempre rigenerare, crediamo nel riuso, quindi il riuso è fondamentalmente qualcosa che affonda le sue radici nella riconoscenza di qualcosa che oggi è inutilizzato e che invece ha avuto un suo valore e che potrebbe non averlo più se visto nella sua veste, diciamo, se non in qualche modo non viene visto in una veste più prospettica. Quello che cerchiamo di fare noi è proprio questo, cioè ricercare, rivalutare ciò che del territorio rimane un pochino fermo senza farlo rimanere in una situazione, diciamo, museale, per poterlo masticare, per poterlo vivere costantemente, come faremo stasera tutti quanti insieme, cioè ballando, suonando, aggregandoci per riconoscerci come comunità. Oggi è vero, noi non coltiviamo più la terra se non per scelta, come fa magari Rosa o come in tante altre situazioni, per scelta, per passione e per dedizione, mi viene da dire. Quindi non abbiamo più le necessità dei contadini di
approcciare a quella che è la musica tradizionale, ai nostri riti tradizionali con quel tipo di cultura. Però che cosa ci rimane? Ci rimane sicuramente il senso della comunità, la matrice di tutto questo e la circolarità, il senso di circolarità del tempo. Claudio ha detto che il tempo non è denaro ma è vita. A maggior ragione io direi che il tempo, se viene integrato con l'arte e con la cultura popolare, diventa un tempo circolare, un tempo che fondamentalmente potrebbe essere antico di secoli come attuale e come futuro. Ed è questo il messaggio che noi cerchiamo di mandare fondamentalmente con il nostro lavoro. Quindi attacchiamoci forti alle nostre radici, ma per farne altro, per farne camminare, proprio perché devono stare a sostegno delle nostre gambe, a sostegno della nostra, e devono essere quelle che in qualche modo legano la nostra cultura e la ramificano nel mondo, mi viene da dire, così come già fa bene da sé. Grazie Loredana, come vedete lo spirito con cui noi facciamo queste calcolate, che noi facciamo altri mestieri, altri lavori, e ci è venuta questa malattia, la facciamo e ci costa anche denaro, però e le soddisfazioni sono tante. E adesso, prima di consegnare i premi, dobbiamo prima parlare dei vincitori. Per quanto riguarda il vincitore Massimo, che è del premio Terra Laboris in assoluto, sono onorato e contento di aver deciso, non perché mio cugino, perché il direttivo ha deciso di darglielo, a Dario Saltarelli. Poi dopo, Dario Saltarelli, che ormai è diventato un maestro pasticcere di dimensioni universali, mondiali, e che è ormai un pluripremiato in tutta Europa, e che ha meritato questo premio perché effettivamente sta creando un qualcosa che porta in alto il nome e il valore della terra di lavoro di quello che era una volta il Regno delle Due Sicilie. E a breve, come il babà divenne da un dolce polacco un dolce napoletano, vedremo che a breve, grazie a lui, anche devo dire l'impegno di tanti altri maestri pasticceri dell'ex regno, il panettone diventerà anch'esso un prodotto del Regno delle Due Sicilie. Sono sicuro di questo, perché sui lievitati e sul modo con cui tratta materia prima è qualcosa di unico. L'unica cosa che posso dire è che ogni volta che vado a trovarlo lì al bando, mi sono sposato, vedo quella giustamente quella bagaglia con i premi, quindi adesso vedere a quei premi presi a Torino e in altri posti, vedere anche questo, per me è una forza incredibile, è un piacere, con l'impegno che dovevi fare un roll up con il nostro premio in mano. L'hai preso come impegno. Adesso lascio la parola a Fiorentino Bevilacqua, che diciamo nella nostra eterogenea associazione rappresenta la parte diciamo scientifica e tecnica, e sotto sua indicazione abbiamo adesso benvenuto anche il professor Antonio Di Cristofaro, e poi dopo consiglieremo i premi. Allora, buonasera, quest'anno per la sezione Scienza e Tecnica, che abbiamo introdotto l'anno scorso, questa è la seconda edizione di questa sezione del premio Terra Laboris, il premio quest'anno va al professor Antonio De Cristofaro dell'Università del Molise, che è il professor Antonio De Cristofaro nel territorio, molti lo conoscono benissimo, ed è questo uno dei motivi per cui viene premiato, non solo per il suo curriculum professionale e scientifico elevatissimo, qui questa è una sintesi di quello che è il curriculum del professore, non lo posso leggere, dovrei fare la sintesi della sintesi, altrimenti ce ne andiamo domani mattina. Allora vi dico semplicemente che è un professore che ha fatto tantissime cose, sia in Italia, sia all'estero, Stati Uniti, Olanda, Sud America e così via. E di cosa si occupa? A scienze agrarie, scienze forestali, si occupa praticamente insomma di controllo biologico degli insetti parassiti del castagno, dell'olivo. Ecco, qui siamo in una zona in cui c'è molto agricoltura, quindi ci interessa moltissimo la cosa, okay, anche un carote e così via, quindi c'è questo fatto qui. Non solo per la sua valenza scientifica e professionale, ma anche perché chi è per esempio di Rocamofino molto spesso incontra il professore nei nostri territori, oppure lui oppure i suoi ragazzi che stanno praticamente nella zona, quindi è vicinissimo praticamente ai produttori, agli agricoltori, ai castanicoltori, agli olivicoltori. Ecco perché ecco, abbiamo scelto di premiare il professore. Insomma,
su mitigazione del Consiglio Direttivo ha accettato questa cosa. Quindi il premio Scienza Tecnica quest'anno va al professore Antonio De Cristofaro. Adesso andremo veloce per presentare le aziende che hanno partecipato quest'anno, che conferiranno i premi. Prima di dare il premio parleranno di se stesse e cominceremo con i vincitori delle passate edizioni. Quindi adesso passo la parola a Rosa Viola, Spiga Bruna Bio. Prima Gino rideva, parliamo della miglior pasta al mondo e non scherziamo, voi la assaggerete, vi renderete conto di che tipo di pasta parliamo. Io dico alle persone che hanno qualche capello in bianco, è la pasta che voi mangiavate da ragazzi, che noi delle ultime generazioni non conosciamo più, giusto Rosa? Perché non era senza pesticidi, ed era fatta soprattutto con i nostri grani, Gentil Rosso per il grano tenero e il senatore Cappelli per il grano duro. Lascio la parola alla Rosa. Grazie Claudio, io ho avuto l'onore di avere il primo premio di questa associazione Terra Laboris 4 anni fa ormai. L'ho avuto questo premio come pastaia del regno, che è stato un onore grandissimo. Per la verità io mi sono ispirata a Francesca Enunziata, a quel libro che poi è diventato film con Sofia Loren, dove praticamente in dettaglio viene illustrata proprio la pasta dagli esordi, da come veniva fatta con una macchina che si chiamava un gigno, che era una specie di torchio da dove uscivano i maccheroni, e quindi noi con 3 piccole macchine riusciamo a fare questa pasta che stasera assaggerete. E comunque con tanto onore io veramente do il premio a Dario Saltarelli. Dario, no, aspetta, no. Okay. L'altro al professore. E al professore De Cristofaro. De Cristofaro. Eccomi qua. Prego. La foto. Mettiamoci in mezzo. Ah, ma dammi una mano a fare la mano. E ora passo la parola al premiato, no, del signore. Adesso passerò la parola al vincitore dell'anno scorso, anche lui famiglia originaria di Viticuso, terra di lavoro, che in conseguenza del regno che non c'era più, è l'esempio di come i nostri conterranei, quando sono andati via, si sono fatti valere, non soltanto hanno preso quello che offriva i territori che li hanno ospitati, ma soprattutto hanno dato molto. E l'anno scorso è stato un piacere aver dato il premio alla famiglia Papa, Silvano e Claudio Papa, che per l'azienda Dolce Amaro, che è diventato un punto di riferimento mondiale per quanto riguarda la produzione di confetti soprattutto e cioccolato. Anche loro vengono dalla terra di lavoro, Monte Roduni si può dire che ha i confini con la terra di lavoro, e lascio la parola a Silvano Papa. Grazie, mi ha ricordato. Noi nella nostra storia facciamo riferimento a Cassino, no? Sì, San Germano una volta. Viticuso è effettivamente un luogo vicino a Cassino, non so se qualcuno di voi lo conosce, sì, probabilmente di Atina, sì. E grazie per avermi ancora una volta invitato, vengo sempre con piacere perché poi ci lega un'amicizia di vecchia data. In effetti la nostra azienda esporta in 27 paesi del mondo e da qualche anno ci siamo distinti perché siamo riusciti a fare un prodotto di origine italiana del Rinascimento che poi è diventato famoso in Francia e si chiama Macaron. Ho portato una degustazione questa sera per chi eventualmente non lo conoscesse. Anche in questo caso usiamo un prodotto del nostro territorio che è la mandorla, noi con la mandorla ci facciamo i confetti e ci facciamo i macaron. E ringrazio per la presenza e per il premio al professor De Cristofaro perché noi ci teniamo a promuovere il prodotto biologico e il professore è un esperto proprio in questo campo. Dario l'ho conosciuto qualche anno fa.
poi ho capito che siete cugini e spesso ci capita che ci scambiamo i prodotti, quindi lui ci fa assaggiare le sue novità, spesso viene in azienda e noi gli facciamo vedere le cose nuove che facciamo. Quindi che cosa devo dare? I prodotti quindi la cornucopia? Non pensavo alla cornucopia. Quindi il prodotto nostro? Sì, io, uno e due. Poi vi do una bustina, però volevo farvi vedere i confetti fatti con il mandorla e cioccolato, e l'anno scorso abbiamo realizzato un prodotto sempre in onore del nostro territorio, inteso come Pro Italia. Abbiamo realizzato un bonbon con il Malvasia, c'è veramente del vino dentro, ricoperto con il cioccolato e poi confettato. Grazie. Professore. Anche il professore conosce già i nostri prodotti, è venuto in azienda. E mentre a lei il Nero d'Avola. Facciamo il Nero d'Avola, il primitivo, il Tintilia in onore del Molise e il Sauvignon. Bravo! Adesso passiamo...